Proseguiamo con i libri sulla scuola austriaca di economia e facciamo una breve presentazione di quest'altro libro, sempre a cura di Francesco Carbone, edito dalla sua casa editrice USM Lab, che si chiama A scuola di economia, lezioni del professor Huerta de Soto. Torniamo quindi sul sito USM Lab, dove vediamo proprio il libro A scuola di economia, le lezioni del professor Huerta de Soto. Vengono proposti poi anche altri libri, come per esempio proprio quello che abbiamo visto prima, Cos'è il denaro? O anche quest'altro, Il livello zero in economia e politica, e anche libri per bambini, per educare i bambini figli a una corretta educazione economica. Qui abbiamo un po' una panoramica dei libri USM Lab, c'è anche Oltre la democrazia che abbiamo già recensito, e anche altri libri, Prevedibile e inevitabile, La tragedia dell'euro, Il mistero dell'attività bancaria. Apriamo quindi il libro A scuola di economia di Huerta de Soto, un libro purtroppo esaurito al momento, che però rappresenta un corso completo di economia secondo l'approccio della scuola austriaca. È un corso di economia però di livello divulgativo che si rivolge al grande pubblico, infatti l'ho letto anch'io e l'ho capito più o meno anche io che non sono un economista. E quindi non avevo praticamente nessuna preparazione specifica in tema di economia. Leggiamo qua sotto la recensione: un corso completo di economia secondo l'approccio della scuola austriaca. Queste lezioni consentono di scoprire l'economia per ciò che realmente è una scienza astratta che studia il processo dinamico di cooperazione sociale. Permette di interpretare la dura realtà che stiamo vivendo e le uniche strade percorribili verso la prosperità e una nuova società pacifica e armonica. Il professor Huerta de Soto, come già detto, è un docente universitario, economista austriaco che insegna all'Università di Madrid. Francesco Carbone ha seguito le sue lezioni, le ha raccolte, le ha risistemate e ha pubblicato questo libro con le lezioni di economia di Huerta de Soto.